5332, navigazione costiera. Nel dicembre 2008, alle ore 10:18, l'imbarcazione Mizar si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS 42 34 e mezzo nord, longitudine 10 gradi 08 primi,5 est. Non essendo presenti in zona elementi perturbatori del moto, cioè derive e scarroccio, si intende procedere per passare a 2,6 miglia nautiche attraverso a dritta del faro dello scoglio Africa, faro lampeggiante che emette un lampo bianco in 5 secondi, 19 metri di altezza del centro focale della luce rispetto al livello medio del mare e 12 miglia di portata nominale, ad una velocità propulsiva di 6 nodi, e rilevo il punto C. Il valore di declinazione nel 1994 è 0 gradi 20 primi est, con una variazione annua di 7 primi est. Determinare il valore della prora bussola. Per la risoluzione del quesito è necessario utilizzare la tabella delle deviazioni allegata. In tutto, i problemi che richiedono di entrare in tabella sono due. Uno è questo e ce n'è solo un altro. Questo problema ci chiede di determinare una prora bussola. Noi con il carteggio riusciremo a rilevare una prora vera sulla carta nautica e con la variazione magnetica che dovremo calcolare aggiornando la declinazione ed entrando in tabella per ottenere la deviazione, convertiremo la prora vera trovata con il carteggio nella prora bussola da utilizzare a bordo per seguire quella navigazione impostata. Quindi procediamo con il rilevare il punto nave di partenza, 42 gradi 34 e mezzo, 10:08, quindi siamo più o meno in questa zona di mare, 34 e mezzo. Zero otto è qui, quindi 0,8 e mezzo. Prendo il valore di longitudine. Lo riporto sulla retta tracciata e rilevo il punto nave di partenza. PNA delle ore 10 e 18. Non essendo presenti elementi perturbatori, vogliamo procedere per passare 2,6 miglia nautiche attraverso di dritta. Qui hanno usato questo a dritta che può mettere qualche dubbio, ma il gergo marinaresco attraverso a dritta vuol dire che voglio rilevare sulla dritta il faro dello scoglio d'Africa, che è questo qui. Quindi se lo voglio rilevare sulla dritta dovrò passare a destra dello scoglio, ad una distanza di 2,6 miglia nautiche. Per riuscire ad ottenere questo punto dove voglio arrivare, non avendo un rilevamento ma semplicemente una distanza, dovrò prendere con un compasso da disegno, meglio, si può fare anche con quello nautico, ma con quello da disegno diventa più facile. Prendo le 2,6 miglia in corrispondenza del scoglio Africa. 2, 5, 2, 6, perché dovrò tracciare dalla stellina del faro una semicerchio tutto alla stessa distanza di 2,6 miglia dal faro.
Dopodiché dal mio punto nave dovrò cercare di trovare la tangenza con il punto, con il semicerchio tracciato e tracciare così la nostra prora vera di navigazione per arrivare appunto al PNC. Che sarà in corrispondenza della tangenza con il semicerchio, tutto alla stessa distanza di navigazione, PNC. Tracciata la prora sulla carta, posso rilevare il valore per poi procedere a convertirlo nel valore bussola richiesto dal compito. Sto navigando nel terzo quadrante, quindi numeri rossi, e saremo a, qui al 190, quindi 184, PV 184 gradi. Ora devo solo affrontare i calcoli per trovare la variazione magnetica che mi permetta di convertire un valore vero nel valore bussola richiesto, contando che la formula è prora bussola uguale alla prora vera meno più o meno la variazione magnetica. La prora vera ce l'abbiamo, la variazione magnetica la dobbiamo calcolare. La variazione magnetica è la somma della declinazione e della deviazione. Decl più dev. La declinazione è riportata nel testo da aggiornare, che dice il valore di declinazione nel 1994 è di 0 gradi 20 primi, 0 gradi 20 primi, est, e subirà una variazione annua di 7 primi, est, coincide tra l'altro con quella che troviamo al centro della rosa dei venti sulla carta nautica, decl 1994, 0 gradi 20 primi est, aumento annuo di 7 primi circa. La navigazione avviene nel dicembre 2008, quindi devo considerare anche il 2008 come anno nell'aggiornamento della declinazione, dal 94 al 2008, contando tutti e due gli anni anche, sono 15 anni, più 15 anni per i 7 primi di aumento, quindi corrispondono a 105 primi di aumento, sommati ai 20 iniziali, otteniamo 125 primi, che corrispondono a circa 2 gradi. Questo è il valore della declinazione. Era est, quindi positiva, nel 94, ha subito una variazione annua sempre in direzione est, quindi è aumentata verso est ed è rimasta positiva. Ora devo entrare in tabella per determinare la deviazione magnetica che mi consente di convertire il valore. La tabella di deviazione allegata è quella che si troverà anche all'esame. Se la leggo, noto che PM, prora magnetica, deviazione, PB, prora bussola, perché in realtà la deviazione è proprio la differenza fra il valore magnetico e il valore bussola. Io qui dispongo di un valore vero, PV, quindi la PV qui non è richiesta, non è prevista.
Non si può entrare in tabella con la prora vera, devo ricavare la prora magnetica. La prora magnetica è uguale alla prora vera meno più o meno la declinazione, quindi uguale a 184 gradi meno più 2 gradi uguale, meno e più fa meno, 182 gradi. Questo è il valore della mia prora magnetica, con la quale posso entrare in tabella prendendo il numero, il valore più vicino. È di 5 gradi in 5 gradi, qui poi riparte sempre da 180 e arriva a 360, quindi sono due tabelle per dividere in 180 gradi l'una, il valore dell'angolo giro. Il valore più prossimo ai 182 è 180, dove rilevo che la variazione magnetica, la deviazione magnetica è di più 3 gradi, quindi la dev è uguale a più 3 gradi. La variazione magnetica che stavo calcolando, quindi la somma di declinazione più deviazione, se ne sarà più 2 gradi più 3 gradi uguale 5 gradi. Posso completare anche la formula per ottenere la prora bussola, che è uguale a 184 gradi meno la variazione magnetica di più 5 uguale a 179 gradi. Questo è il mio valore bussola che devo impostare a bordo dell'unità per poter navigare con prora vera 184. Questo dovuto proprio agli errori magnetici che influenzano la bussola. Andiamo a controllare il valore, PB 179 gradi, soluzione prora bussola da 176 a 182, quindi il risultato è perfetto.